Allora. Dove eravamo arrivati? Quindi eravamo qui. Mantaic. The Wild. Magneton, dovevo andare a prendere lui. Ci serviva un Magneton. Ma lì non so se ci posso ritornare. Ma vediamo. Ah sì, ci posso riandare. Ci dovrebbe essere poco, tipo. Ah, qua. Prendiamo lui, tanto basta il livello si muove. Ok, l'è 5%, Agnes. Buono così. Ok. Poi mi va il magno di sotto. Magno di sotto, ora facciamo volvere di Kiliki. E ci abbiamo Riperior Tangrow. Riperior, dobbiamo andare a riprendere i Rhydor. I Rhydor ne ritrovo nella zona safari. Ho la via vittoria. Ma la via vittoria mi ricordo. Ora non possiamo fare il teleporto qui. Donix.
No, mi dissocio. Lo so che non è male Sandman. Pure è figo il nome, sembra tipo Sandman. Non c'è la manina lì. Ok, uno. Figo però, Marowak Onix e 2. Ma in realtà ora Perior ce l'ho già. Tangraut Censi, ma scusa, ma Censi non ce l'avevo le Censi. No, era tornato indietro infatti. Mi sembrava strano. Quindi Magneson di Kiliki, che metteremo qua di Kiliki, Rhyperior 1 e 2, Tangraut 1 e 2, Electivire, Electivire e Magmortar. Oddio, qua ci servono uova. No. Niente, non vogliono fare figli. Fanno così che è rottura, che ci mettono via gli altri.
Niente. Non stanno facendo uomo, vabbè. Diamogli loro tempo. Oh, eccolo qua. Il primo preso. Ma li fanno tutte in una volta, probabilmente. Fanno sempre così. Fammi sto cazzo di secondo uomo. Proprio questo si schiude e ancora mi deve dare l'altro. Oh. Cos'è se? Ma sa perché non sto mettendo le uova? È una perdita di tempo, non cambia nulla, perché tanto l'ultimo che si schiude è sempre l'ultimo che ricevo, quindi non è che cambia molto. Che è il primo. Ok.
Ok, siamo a posto. C'è ancora tempo. Che sei fermo dalla canzoncina, però tu hai rotto i coglioni che ti metti lì in mezzo. Rimani lì tu. Ecco. Ok, comincio a cambiare la descrizione. Ma qualcuno dovrebbe cominciare ad aprirsi. Ecco, questi qua si stanno aprendo presto. Ma dovrebbe aprirsi tutto. Nice. Oh, gap. Quarto Pokémon da portare al 50. È della merda.
No, mi scliccando, vabbè, fa nulla. Tanto si evolve, mo. Quant'è? 52? 55, quant'è? Che lo finalmente è salito. Scusa, ma che livello si evolve? Mai. Ah, serve la Magnet Stone. Dovrei averlo sbagliato, non serve, non è per dire. Oh boh, non ce l'ho. Che è stato Raiderion? Non è Raiderion questo, poi era Raiderion, però avanti. Mi sa che si può pure. Tiranitar. Oh, finalmente. Ce l'avevo lì installo da 10 anni. Figa. Questo non è male, ma preferisco questo. Ok, tirare il è fatto. Mi devo togliere
Eccolo lì, ecco. Così lo diamo qualcun altro. Diventa più veloce. Quelli sono comunque il 47, che andava se arrivo così, ma il 50, sì. Quelli siamo veloci. Che forse si evolvono molti e tre. Cinquanta, che loro due si evolvono. Eppure l'altro dovrebbe evolversi. Oh, che figo questo. È un po' storto lo sprite, che figo. Ah, non si è voluto, che si è voluto? 55. Ma Ghost non mi ha mai fatto impazzire più tanto. Questo è il migliore. Quindi Tangraut, Rhyperior, Tangraut, Electivire, Mirabgort.
Ma che livello era Raven? È 55, non 52. L'ho convinto 52. C'è pure la gang. Prendo lì quella bot. A volte non la riesce. Che dovrebbe evolversi, ma era. Esatto. Non ce l'ho nel Pokédex perché l'ho fuso prima. Vabbè, in realtà basta togliere la fusione e fonderlo come testo. Ok, il secondo Reaper in realtà già ce l'abbiamo. Ok, item game, ma chi è che? Io ho finito ormai con questi. La faccio un po' strana, però questa per attivare se sto letto è migliore a livello di cose. Ok, è salito. Ok, Electivar, la corta Togekiss, spiccione. Oh no. Prima di andare avanti. Allora ripartiamo qua. Che eravamo qua, esatto. Eravamo molto indietro qua. Quindi puoi Larvitar, puoi ripetere. Tiranitar. Lugia o Celebi. Azzurri due out, Ambipom, il Mario Sanchuk, Mosley Mime Junior, e Pini, Munchlox Mantaic, Revile, Magneton, Nikitiki Reverer, Thunderout, Electivire Magmort. Ero mancato che visto qua. Dovevo andare a prendere due tokeni. E stanno qua.
Togepi. Mi esce sempre codice, beh, te l'ho rotto i coglioni. Eh no. No, sono uscito dall'erba. Serve poi per farlo evolvere. Shiny Stone. Ce l'abbiamo. Ne abbiamo tre, bene. Ci basta. Poi che c'è? Yamega. Andare a prendere ogni amma. Gli amma dovrebbe essere qua, ma lo ricordo. L'altra volta Farfetch va a cercare un uscita. Ma è uscita prima volta. Due ne sono uscite. Poi lo facciamo evolvere. Poi che c'è? Livian Glacia. Oh no, devo andare a prendere degli Ivi. Che inferno. E
Era qua sempre, sì. Dove stiamo andando? Sto qua. Sono quattro vivi. Mi ricordo che c'era un altro posto dove si potevano prendere gli Ibis. Questa Secret Garden. Ma non era ecco a Viridian City. Andiamo lì. No, ho sbagliato. Vabbè. Dovrebbe essere meglio. Qua era. Comunque raro, eh. C'era comunque, per la notte di notte di giorno. Va bene, è uguale, niente. Due. Ma che cazzo? Dai, gli ultimi due mi hanno dato due. Che inferno, gli ho voluto trovare lì. Pensa che qua sono tre incroci e non si trova ovunque. Cioè, mi ha dato 3 secondi fa questo. Se si fissa. Primo Mime Junior. Dai, dammi Eevee piuttosto, forse non è la stessa rarità. Centrale di scelta.
Poi ce n'è un altro, ci serve altri due in realtà per Silver. Se c'è in game. Ma? No, può essere attraverso gli alberi. Uno dei tanti bug. Se flauto mi ferma la canzone. Madonna puttana però, ehi del cazzo. Niente, me ne vado di là. Da un'altra parte. Vuole uscire. Quanto è quella probabilità? Oh mio Dio. 10%. Allora perché non esce? Di là quanto è la probabilità? Ancora peggio. Oh, eccolo. Lo sto guardando. L'ultimo. Oh, ci voleva tanto. Adesso me ne dà altri. Perché li ho pure usati? Allora, quindi ci serviva. Lì c'è un'Eglesia. Che Lifestone ne abbiamo solo uno. Non l'ha comprata? Non l'avevo comprata perché non l'avevo fatto il suo. Bellino di ferro. Questo è bello, mi piace.
sempre Iceton. Torf. Glacier. Bellino quello che sei tutto. Ma ci dovrebbe essere un altro Pokémon bello tosto. Ok, no, in realtà bisogna prendere i Gligar, semplicemente. Qui Gliscor, ah, la... Andiamo a prenderlo. Ma di notte. Sì. Uno. Non so se ce l'ho il Dusk Stone in caso bisogna andare a comprarlo. Ah, questi si sono voluti. Meglio. Shiny Stone. Duskstone. Non ce l'ho. Meglio no. Tocca andare a Golderlord. I soldi scendono. Questo ottimo.
Quindi eravamo Magmortar, Togekiss e Mega che dobbiamo fare, Leafeon, Glaceon, Gliscor, Mamoswine un po' di Gonzetto. Quindi questi quelli dobbiamo togliere. Ice Mountain Swing Swine, ok, forse è più semplice di quello che pensavo. Dovrebbe essere qua, no? Mi ricordo sarà qui, ma dovrebbe essere questo. Esatto. Per comare prima e poi devo vediamo un buon po' di pazienza. Vabbè, entro fine puntata penso faccio proprio. Tanto sarà tipo livello 40 o così. Che livello è ora? 22. Forse manca 35, non mi ricordo. Ma vediamo. Al 33, che si evolve a 50. Se però Delibird ce la smette, mi fa spuntare Swine. Accanto a Potora dobbiamo allenare Swine forse. Vabbè, dovremmo Swine. Poi c'è pure con Z. Dubious Disc. Ma ce l'abbiamo un disco dubbio. Ce l'abbiamo solo uno. Mi sa che ne possiamo ottenere solo. No, la Battle Factory. Ma io faccio una cosa più veloce. Allora, ci abbiamo Nikada. Nikada. Non sono sicuro. No, ok, dobbiamo andare a catturare Nikada. Dove sta fuori comunque?
Ci servono due in realtà Nincal. Sì. No, ho preso il peggio, dai, no. No, ma sono uguali. Vabbè, la natura tanto si può cambiare. Ci servono due rincane. Che ci facciamo un po' di QZ e mi do. Vediamo un di quel maiale, però potrebbe uscirmi. No, assolutamente, vedi se mi esce un cazzo di ragno di merda, che poi non è un proprio ragno, penso è qualcos'altro. Sai che non lo so cosa è, per sicuro è di insetto. Vabbè, è un corotto, però non è un ragno, qualcos'altro, non so cosa è ispirato di preciso. E poi in italiano è quello contro, in inglese è letteralmente bug, insetto. Di notte se ne trovano di più. Comunque primo. Di solito escono di fila, ma vedo che stavolta no. Fa che non te ne dai, poi te ne dà due di fila e poi non te ne dà più di uno. Sì, dalla box. No, 7. Mettilo qua. Poi si fa teleporter.
Devo imparare. Forse antico anche. Forse. Figo questo, bellissimo quello lo scheletro, devo dire. Ninja. Oh, wait, me ne servono tre. Mi servono un altro. No, aspetta, che cosa sto a dire? No, perché me ne servono un altro? No, no, è giusto, è giusto che sto a dire. Che ora questo faccio così. Ciao Andrea, sto giocando a Pokémon Infinite Fusion. Sicuramente YouTube te l'ha consigliata anche in base a quello che cerchi. Allora, Memo Swine sta... dovrebbe essere dopo Blyscore, sono... Sì, possiamo sti Memo Swine. Facciamo un odore porico e un po' di gozzeta. Ah, deve livellare. Lo devo dare, deve livellare, mi sa. Non lo so perché in questo gioco può essere diverso. Ah no, Porygon 2, lo devo dare a Porygon 2, ecco qual è il problema. Quindi, ah, ok, devo fare evolvere Porygon. Era vero, giusto. Allora salviamo e togliamo un attimo lui. Diciamo volvere pure con due, tanto ci mettiamo 30 secondi esatti. Nel tempo come si evolve gli Omega, ecco, anzi in power, teniamo i detect. E gli Omega ce l'abbiamo. Che livello si evolve un po' di con due, scusa. Ma si evolve per livello? Ah no, serve upgrade. Minghe. Mi ero scordato che era così. Mi ero convinto che era per livello. Ma poi ero convinto che si trasformava lui per il progetto. Vabbè. C'è un upgrade. STU. No. No. È Pokémon. Ma hai sentito parlare di giochi Pokémon? Non lo so come fanno.
a indirizzarti. Comunque, upgrade, vediamo dove riusciamo a trovarlo. Spero che non è incasinato. Mi sa che è là, io forse lo so dove. Ecco la Battle Fact. Ah, si può pure comprare una front desk là. Andiamo a comprare là allora. Qua dove si comprano pure DNA Splice. Quanto costa? 2050. Che upgrade del Polygon. Loose disk. Sì, qua puoi fondere Pokémon. Ora ti faccio vedere qualcosina. Puoi cambiare pure gli sprite, viene aggiornato costantemente sto gioco. Considera anche. Sto cercando di finire il Pokédex. Non ci sono tutti i Pokémon di tutti i giochi, che sono tipo 1000. E passa forse. Però ce ne sono tanti. Però devi considerare che se tu hai finito tutto il Pokédex completo completo. Il Pokédex significa prendere una copia di tutti i Pokémon, proprio quello. Io ne prendo due per un altro motivo, ma non servirebbe più di tanto. E sono tipo 150.000 con tutte le fusioni. Una roba del genere. No, non lo farò quello. Perché dovrei mettermi a fusionare e sfusionare, tra virgolette, i Pokémon. Faccio vedere qualcosa, perché questa era la mia squadra che attualmente usavo, per esempio. Questo sono Nidoking e Blastoise, che sono magari per uno più vecchiotto che non ha giocato alle nuove generazioni, li può conoscere. Questo è Zekrom e Reshiram. Questo è Rhyperior e Torterra. Questo è Lapras, che potresti conoscere, Zapdos. Questa invece è una tripla fusione, perché poi ci sono alcune... un tozzo di triple fusioni, saranno una decina, anzi poi le devo finire tutte, che ho fatto quelle che avevo al momento. Sì, sto gioco lo puoi, so che non è ottimizzato benissimo, lo puoi scaricare pure su Android. Conosci Discord? Se non ti passo il server Discord, c'è scritto tutto come funziona per scaricarlo per Android. Questo sarebbe Zekrom, Reshiram, Pokémon di nero, il leggendario di nero bianco, Kyurem. Questo sarebbe Mewtwo, Deoxys e Genesect. Mewtwo e Deoxys magari li conosci perché sono più vecchiotti, Genesect non lo so. Questo è Entei, Raikou, Suicune, tripla fusione. Questo è Dialga, Palkia e Giratina. Diventa un po' più forte di Arceus. E questo è Zapdos. Moltres e Articuno, questi pure sono vecchiotti, quindi può essere li conosci. Ti passo il server Discord, se no dovrei spiegarti un po' come funziona, anche se non l'ho mai fatto. Il loro server Discord Infinite Fusion qua. Sì, però sono pochi Pokémon, sono tipo nelle decine in totale quelli che poi può fare la tripla fusione, diciamo. Zappo qualcuno, sì, è un Pokémon con tre teste. Poi hanno, sono strani perché... un attimo che te lo mando in chat. Qua. Sono strani perché hanno più tipi del normale, guarda, se ti faccio vedere. Questo ha fuoco acciaio, sì, vabbè, c'è. Ghiaccio, fuoco, elettro, volante. Cioè, quando mai può hanno avuto altri tipi? Infatti non so manco le debolezze, sinceramente.
Questo è Drago Spettro Acciaio Acqua. Questo fuoco acqua elettro, capito? C'hanno 3-4 elementi. Tipi elementi. Questo per esempio è Salamence e Garchomp fusionati. Ed escono dei mostri letteralmente. Poi se sai prendere vantaggio delle abilità e delle robe, crei dei Pokémon rottissimi se vuoi. Però vabbè, puoi giocarlo pure Chile. È un gioco fatto per essere giocato da tutti in base. Anche a difficoltà alta non è difficile. Te lo dico perché ho giocato delle Acrom, che sono giochi Pokémon Farmade praticamente, molto più complicati, per quello te lo dico che è facile. Perché qui ci dovrebbe essere scritto, fammi vedere, downloads. Comunque se chiedi, qua dentro la gente ti aiuta. Guida il server. Io mi ricordo c'è scritto da qualche parte come scaricarlo su Android. Mobile, ecco, su download c'è scritto mobile. Devi scaricare quello. Lo installi e ci puoi giocare. Suppongo, non l'ho mai aperto, quindi non so come funziona. La scarica. Probabilmente c'è una pick up lì dentro. E in zip, lo estrai. Lo aggiornano poi mensilmente sto gioco praticamente. Ma che cazzo sta uscendo? Ma cos'è un ventilatore con la tetto? Poi ci sono pure delle reference ad altri giochi, se ne sai. Madonna che brutto. Se fai certe fusioni ti spunta lo sprite, immagini, diciamo, il modello di qualche personaggio famoso in una serie TV, magari in un anime, proprio così. Z. Qui è mega. Ok, memo su un corrivo Z. Ok, c'è trigo però il septile. Ok. Questa è tanta roba. Ok.
poi c'è torce, bla, meno difesa è mortale, però bene. Donna mia, meno speed. Quanta livelli hanno preso? Allora, prendo ancora 3 livelli a bot. Ok, brava, è nuovo in teoria. Sta caricando gli sprite. Ma non mi piace molto, è più carino, è questo e questo, mettiamo questo. Combasken, questo è il classico, infatti mettiamo questo, è il classico però un po' modificato, però c'è scritto by Game Freak, forse perché lo vediamo da dietro di solito, per quello non me lo ricordo troppo, ma è il classico. Prendiamo questi due netri. Ne facciamo qua gli starter così e basta. Siamo a 280 comunque. Non male. Thank you.
Ora il mondo equip. Ne ho sparato, ci sono di marcia, stop. Cosa cambia tra quei due? Sono uguali. Beh, questo è il più carino, insomma. Ah, forse manca uno spazio, ma vabbè, ora sistemiamo. Si evolvono. Non credo tutti e tre, però si evolvono. Non ancora. Ah, ecco questo. Lo si evolvono a 36 tutti. Però il livello non si evolve, mi sa. Blaziken. La gallina combattente. Bello. Bello pure questo. Bello. Quanti ne ha? Questo mettiamo. Ah, impara Blaze Kick. Bello pure Sceptile. Strano che non c'era lo sprite della mega di Blaziken. Questo è figo però, questo forse è ancora meglio. Bello questo. Questo è tutta la vita. Proprio minaccioso. Non guardo manco gli altri, non li ho abbastanza quelli. Questo diventa ciccionissimo. Diventa troppo grosso. Bello. E la mega è figa però. Lui c'è lo sprite della mega figa. La mega è muscoloso, il ciccione, è bello per quello. È bello grosso, quindi sono più muscoli che ciccio. Bene, poi c'è Ralz Ghirli, Gandevo, Ricarda, eccetera, eccetera. E poi ci sono gli ultimi 100. 50 e 150. Ce ne sono ancora, ce ne sono ancora. Come se ce ne sono. Quindi Magmortar. Magmortar, trovo che sia Megalith, Anglesi, Blask. Vengo su un po' di pensieri. Triunfo, vai, Time. Torcio, maschio in blade, unico, ashtop swap, ok, siamo qua. Poi ho trovato i 610. Ah, che casino che c'è qua.
Vabbè. Salviamo e chiudiamo qui.